La sicurezza sul lavoro è la promozione, la crescita di ogni occasione di lavoro, ma tutto questo deve tener conto anche del ruolo e della presenza delle donne. A che punto stiamo in questo cammino? Adesso, proprio adesso la consigliera regionale di parità ci portava dei dati leggermente positivi in crescita riguardo l'occupazione per le donne nella provincia di Taranto, un dato che ci incoraggia perché proprio l'anno scorso, diciamo commentando i dati del 2009, ci davano come prima provincia per tasso di disoccupazione femminile, per cui diciamo cominciamo questo festival con una nota positiva, però il lavoro è arduo e impegnativo. È anche una questione molte volte di preconcetto, di mentalità, mentalità negative da abbattere. Diciamo che in una situazione di crisi che coinvolge tutti i settori e il mondo del lavoro in generale, è ovvio che l'anello più debole, che in questo momento è costituito dall'occupazione femminile, ne risente maggiormente. Noi abbiamo voluto chiamare questo workshop, questi due giorni di approfondimento, autonomia, competenza e conciliazione, perché sono tre parole fondamentali per una donna e per il lavoro delle donne. Autonomia perché appunto le donne possono essere autonome solo e se hanno un'occupazione che in qualche modo le libera dalla dipendenza economica che normalmente le vede appunto dipendere per esempio dalla figura del marito, no? Competenza perché c'è un grande percorso che le donne possono affrontare approfondendo diciamo, le competenze professionali, ben sapendo che guarda caso, io direi non a caso, le donne invece sono quelle che sul territorio hanno i titoli di studio più alti, terminano il percorso professionale, e conciliazione perché è l'altro nodo fondamentale che determina la possibilità per le donne di lavorare, cioè la possibilità di conciliare il lavoro con la cura della famiglia.